È nata l'associazione Professionisti Imprenditori Canavesani e questa sera va rappresentata qui in Sala Santa Marta ad Ivrea. Qual è l'obiettivo? Gli obiettivi sono molteplici, non è uno solo, perché APIC è un'associazione apartitica e apolitica e vuole riunire le attività del territorio canavesano. In primo luogo quindi fare rete, creare un'unione tra le varie attività allo scopo di valorizzare il nostro territorio, valorizzare il più possibile quelle che sono le beltà proprio del nostro territorio. E in ultimo, ma non in ordine di importanza, ci impegneremo anche a sostenere le attività, soprattutto giovanili, le attività imprenditoriali giovanili che incontreremo durante il nostro percorso. Quindi cercheremo proprio di sostenere quelle, le cosiddette start-up dei giovani canavesani, ovviamente. Quindi quelle che stanno nascendo o anche quelle che sono già nate e che si possono trovare in difficoltà o avere un nuovo progetto da sviluppare? In particolare ci rivolgiamo a quelle che sono i nuovi progetti, però teniamo una porta aperta anche per chi ha già una progettualità che magari non è completamente partita o che vorrebbe magari migliorare. Siamo aperti quindi a ricevere offerte e a valutare quello che sarà più interessante per il nostro territorio. Anche una aiuto alle attività associative come le Fiere Medievali di Pavone. Esatto, anche quelle che sono le attività di associazioni culturali, di rievocazioni storiche, che sono molteplici nel nostro territorio, che offre chiaramente molti spunti in questo senso. In effetti il nostro primo obiettivo è stato proprio il sostegno alle Ferie Medievali di Pavone che si sono svolte la scorsa settimana, alle quali abbiamo contribuito proprio in maniera fattiva e concreta. Il reddito nel territorio è dimostrato anche dal fatto che il logo è stato realizzato dai ragazzi del liceo Faccio. Sì, e direi anche un interesse proprio verso i giovani, perché il liceo Faccio è una realtà floridissima del nostro territorio, ma anche i giovani lo sono, quindi perché non farci aiutare da quelli che saranno il nostro futuro. Noi ci impegniamo adesso a sostenere loro e loro saranno poi il nostro futuro, quindi adesso proprio una collaborazione molto stretta è nata con il liceo per la creazione del nostro logo, che quindi è proprio frutto della gioventù. Prossime iniziative in programma? Prossime iniziative in programma ne abbiamo tante, la prossima imminente a settembre stiamo cercando di organizzare un torneo di scacchi, una partita a scacchi con scacchiera vivente, dove andremo a disputare il torneo lungo le navate di Piazza Tinetti per giocatori dagli 8 anni in su, e poi si disputerà la finale su una scacchiera e per la prima volta stiamo cercando di tirare, abbiamo tirato fuori l'associazione Arancieri, una partita a scacchi Arduini contro scacchi. E questa è una manifestazione che per noi è molto importante, perché il canavese viene identificato con 3-4 manifestazioni e sono molto importanti queste manifestazioni. Allora noi vorremmo cercare di portare anche fuori dal contesto carnevalesco proprio le nostre tradizioni, per farle conoscere fuori dal territorio, fuori dal canavese, perché la vera valorizzazione parte attraverso un turismo anche di questo tipo. Per chi volesse contattarvi? Abbiamo una pagina Facebook, APIC, Associazione Professionisti e Imprenditori Canavesani, abbiamo una mail, info@apicanavese.it.